Beh, noi effettivamente abbiamo in pratica tutto ciò che in un bar è acceso, praticamente a partire dalla macchina del caffè, lavastoviglie, macchine degli orzi, insomma tutto ciò che concerne rimane perennemente acceso. E questi aumenti devo dire che hanno influito in maniera veramente incisiva e particolare, nel senso che comunque abbiamo avuto, diversamente da quello che si dice, insomma, dicono sulle notizie, a noi sono aumentati i prezzi di tre volte rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Quindi questo, ho preso degli appunti, a oggi abbiamo un costo per ogni kilowatt che è di 26 centesimi contro i 0,05 di dicembre 2020. Quindi questo rapportato ai consumi che facciamo, diciamo che oscilliamo tra i 368 dell'anno scorso ai 860 di quest'anno, quindi il 50% sinceramente bisogna capire esattamente dove siano e quali siano. Ecco, questo è il modo e la maniera in cui ha influito per quanto riguarda la nostra piccola attività. Certo che sono aumentate, di 5 volte, il gas che la luce pure. La luce pagavo 90, adesso è arrivato a 200, invece il gas ne pagavo sui 120, è arrivato a 300 e qualcosa. Sì, e avendo un'attività anche di molto, di tanto, è un bar, e quindi lo stesso consumo ad una somma molto elevata. E diciamo che però ho notato che non è solo questo consumo di questo mese, cioè il consumo è cominciato da qualche mese e ultimamente siamo arrivati a un consumo di 150-180, sì, e con la speranza che si fermi qui. È aumentata, ma il doppio, devo dire che prima abbiamo pagato meno rispetto di questi bolletti, no, anche gas. Gas, luce, tutto è stranissimo per noi.